da lajme, numër 7 vitit 2021, lajme ishte një paratire kulturalë, teje për te idetit, në kënë ka gjithë vendet ku janë minoritetet linguistik, e ku vlitet arbrishti një gjuhë që ishtu të lurë ka ligjet nacional dhe regional dhe europee. Kap me këtë numër me të parën fakin dhe rviste që në rilashoj të profesoria Renata De Ruggeris, presidente Lem Italia, Lingua Europea del Mediterraneo, që me rivistën të mastra, hapën ke mulisi, Centri në studime diversitetës linguistikë. Rosella De Rosa në buhton si bëhen kurdunet e së nëndonit, një laborator të siturës që bashkja mund shfunit kjenë Tiran ka e vendet, Tirana, capitale europea della gioventù. Ka në sportelli gjusor e rurit, të pinu që kam po fredano dhe Maria De Rosa, në flasë njënësi për tradicionë dhe se martesë, ma një kënë këti vetër në sërnuse të guidit të Tartaglione. Angela Carafa në fletësi për progjetet e këngës Arbresh, Kaskoa. Ujë kje një zernje, është një menatë të mujtë e fërvarit të vitit 1499, bie kumbora, pse? Një minutë letërsi ishte rubrika që mban profesoria Akademis e studime të albanologjike të Tiranës, Zonja Merita Sauku Bruzzi. Buongiorno, Laime numero 7 dell'anno 2022. Laime è una finestra su culturale di qua e di là dal mare, ci parte in tutti i luoghi dove ci sono le minoranze linguistiche e dove si parla l'albanese antico, l'arbërisht, tutelato dalle leggi nazionali, regionali ed europee sulle minoranze linguistiche. Apriamo questo numero con la prima parte dell'intervista che ci è stata rilasciata dalla professoressa Renata De Ruggeris, presidente di Lem Italia, Lingue Europee del Mediterraneo, che con Camastra apriranno nel Molise il Centro Studi sulla diversità linguistica. Rossella De Rosa ci fa vedere come si fanno i cordoni di Sant'Antonio, un laboratorio di tessitura che il Comune porterà a Tirana tra gli eventi di Tirana, capitale europea della cultura. Dallo sportello linguistico di Ururi, Pinuccia Campofredano e Maria De Rosa ci parlano delle tradizioni del matrimonio con un canto scritto da Guido Tartaglione. Angela Carafa ci parlerà del progetto degli canti Arbrescia a scuola. Io vi porto a Isernia. È una mattina del 14 febbraio del 1499, suona la campana. Perché? Un minuto di letteratura. Arbrescia è la rubrica della professoressa dell'Accademia degli Studi Albanologici di Tirana, Merita Sauku Bruzzi. Caprendovera Ciovin, Camastra, Melem Italia, Hapnion, Centri di Studi, Diversitet Vet Linguistic. Flasmiam Presidente nell'EMS, Renata De Ruggeris, professore contrattista ca Università Urbino, Shuma Bignume, me studi di ricerche, e ca viti di Miglia, Gnuset, patti premi in Grand Prix ca Europa Nostra. Nella prossima primavera, con Lem Italia e Camastra, si aprirà il Centro Studi sulla diversità linguistica. Parliamo con la Presidente di Lem Italia, professoressa Renata De Ruggeris, contrattista all'Università di Urbino, molto impegnata negli studi e ricerche. Nel 2020 ha ottenuto da Europa Nostra il premio Grand Prix. Prego, professoressa. Salve, allora l'associazione Lem Italia, Lingue d'Europa e del Mediterraneo, nasce nel 2008 su iniziativa di alcuni studiosi, di alcuni linguisti che avevano intenzione di sostenere all'epoca un progetto franco-italiano chiamato Lingue d'Europa e del Mediterraneo. Potete trovare qualche riferimento a portal-lem.com che a suo tempo è stato ideato e diretto dallo studioso Henri Jourdain. Questo portale era destinato a diventare una sorta di enciclopedia evolutiva delle lingue d'Europa e del Mediterraneo grazie all'implementazione di reti e comitati scientifici nazionali che fossero in grado di descrivere e aggiornare costantemente le varie lingue nazionali, ufficiali, regionali, locali, minoritarie in tutta questa area. Invece, il lavoro dell'Associazione Lem Italia, più avanti nel tempo, si è sempre più articolato in una ricca attività di ricerca scientifica, di formazione e divulgazione che ci ha portato a stretto contatto con il territorio regionale e nazionale. Tħaristismi, professoressa Renata, xiħemi kaj abaċetvije, naflet si per ricerket e premiet Europs.
Grazie professoressa, ci vediamo alla prossima settimana, ci parlerai delle ricerche dei premi d'Europa. Tirana, capitale europea della gioventù per il 2022, ha proprio in questi giorni invitato i giovani di Montecilfone a partecipare a eventi di condivisione culturale e sicuramente verrà portata in terra d'Albania la tradizione della tessitura dei cordoni, kurdunet, di Sant'Antonio, tipica del paese Arbrescia del Molise. I cordoni sono degli ornamenti che si usano per cingere il saio di Sant'Antonio e per le tuniche dei bambini che nel giorno della festa del santo vengono vestiti per un periodo più o meno lungo per devozione o per grazia ricevuta. Indossano il saio benedetto circondato in vita da un cordone bianco con tre nodi, nenies, che rappresentano le virtù teologali, pesa, spronza e caritata, fede, speranza e carità. I cordoni vengono anche realizzati per ornare i carri e soprattutto i buoi che dovranno trascinare i carri durante la processione in onore del santo. La confezione dei cordoni è un'arte, una tessitura fatta a mano senza telaio che si tramanda da generazioni. Col coordinamento e la cura della signora Milly De Angelis è stato realizzato un laboratorio per divulgare questa pratica affinché non vada mai persa, ma condivisa addirittura con i giovani negli eventi di Tirana, capitale europea della gioventù per il 2022. Vengono presi tanti gomitoli colorati di lana e cotone. Tre persone aiutano a realizzare l'intreccio. Per ognuno ci vogliono 2 o 3 ore. Finito l'intreccio, si attaccano i fiocchi realizzati arrotolando i fili con un cartone rigido e poi tagliati a pettine e legati all'estremità con altro filo. Qui è usata la tecnica ad acino di pepe, cocchi e pepri, e cioè si prendono i fili e si dipanano. Ogni cima si lega ad una chiave, chicci, quella di una volta che si usavano per aprire i portoni e che funge da peso, che viene retta da una donna stando ferma mentre le altre si incrociano tra loro. Vabbè, il nodo quello poi. Dopo i arugloni non si dice una toia, non mica guarda di cambia tre. Chioi. Ecco qua. Imirur, kabashkia, një nuse ka vuje kuror, e jati ja këndon ti nesër vete nuse. Kjo i tradiciona jone. Të kanzunete e shkrovi Guido Tartaglione, muskën e bëri Franco Frate, e e këndonjën i astër gjënda ka sërnata. Printe nuses janë të dëshpëlqejtura ke bianë kërje më ka shpia bashkë me ato, ma kanë hare ke nisë njetër gje e zë njetër karer. E bekonjën, e lënjën ka duorit e të shokit, për të shkonjën gjithë gje në bashkë. Taskoa këmarinit këngëzat arbresh. Në ngishta paraherë që këngëzat e kultura arbresh hinjën taskoa këmarinit. Profesoresja të mësuajtur muzikal, Tiziana Ida La Sala, do të njohu kande të arbresh e buta bëri një ricerka lunvet. Na i sëritëm si sportel e rishkruajtëm testin të një motiv shumë andiku, dica burlon, nga njeva një lëti. Nëngë mangovën lule lule këto kapile të këmarinit. Shkojtën 25 vjetë që hapën sportelet e një shek iniciative të askoa u bëhën. Ottobre piovono libri, il maggio dei libri, kështu si manifestaciona për prezendoshi gjuha jone,
tal intercultura di Mignizet. Presdi Teodoro Musacchio, naitha che sa possiblu, dotativo in progette per Begatrin Arbresce. Nella scuola di Campomarino risuonano i canti Arbresce. La professoressa di educazione musicale, Tiziana Ida La Sala, ha proposto agli alunni una ricerca su antichi canti Arbresce. I ragazzi hanno aderito con entusiasmo. È stato coinvolto anche lo sportello, che ha trascritto un antico motivo un po' irriverente. In 15 anni di attività, tante le nostre iniziative, tra cui Intercultura 2010. Il dirigente scolastico Teodoro Musacchio ci ha assicurato che appena possibile partiranno progetti a tema Arbresce. Isernia, Katern Badiet e mui te fervarit te vitit nie mei Katern Kind nende diete nende. Ist speit, kumbort bingen, vescovi fermoiti bollen e document verzi super officient matutins. Vescovi stirei, sognen Costantino Castriota, istinipi Gergit Skanderbeuti, viri Giovannit. Aberi vescov papi Alessandro VI di Vitmi pari. Isernie aduiti Giovanna d'Aragona, regine Napolit, pse isci feudis saitit. Costantini cacita pentra riti tre vit, pseudicim speit. Chieti dumulor Napol, cacisha, Maria la Nova, e duque deve sod. Isto ogni laster marmor, ciabori artisti Jacopo della Pilla. Iscrizione, ist formor, ca irma iatit, Andronica Castriota. Isernia, 14 febbraio del 1499. È l'alba, le campane suonano, il vescovo ha firmato la bolla sull'ufficio mattutino. Il vescovo è nuovo, si chiama Costantino Castriota, è il nipote di Giorgio Castriota Skanderberg, il figlio di Giovanni. È stato fatto vescovo qualche anno prima dal Papa Alessandro VI. A Isernia l'ha voluto Giovanna d'Aragona, regina di Napoli, perché lì era il suo feudo. Costantino nella città Pentra è vissuto 3 anni perché è morto prematuramente. È stato sepolto a Napoli, nella chiesa di Santa Maria la Nova. Si può vedere ancora oggi. La sua tomba è una grande lastra di marmo, scolpita dall'artista Jacopo della Pilla. L'iscrizione è firmata da Andronica Castriota Cominata, sua nonna. Mi dita Gjithve, kam shumë hare që fjas me ju sot, u jam Merita Sauku Bruci, ka Tirana. Rubrika Një Minut Letërsi Arbëreshe synon të zgjoj kureshtjen tuaj dhe të jap informacion për një trashëgimi letrare arbëreshe, e cila është e rëndësishme jo vetëm për komunitetet arbëreshe në Molize e kudo që ndodhen në Itali, por edhe për vetë kulturën shqiptare në një plan më të gjerë. Si u krijua kjo letërsi, si u transmetua ajo, cilët qenë kultivuesit e saj, cilat janë veprat kryesore të tyre, si u dokumentua ajo dhe çka është më rëndësishmja, si mund të hyjë përsëri në qarkullim e të shërbejë komuniteteve arbëreshe sot. Këto janë disa nga çështjet që do trajtojmë në javët në vazhdim. Ju haristisin ka Tirana e ju salutarin me vargjet e një këngë arbëreshe të Molises, Manusaqja. Të dil manat vajta ka një vresht, që ka kide ambodhën arbresht, gjeta një lule që bëj i hje, edhe angliodha ma shumë hare, e kur arura ka dera shpis më pisi më ma, që lule ishtë, një manusaqe që më bën hje, a pasa e aprura ma shumë hare. Miru papshim. Raspis me pisim ma chulezisht një manusaki ar breshkejne muraj të pura ma shumë are një manusaki ar breshkejne
Kana Kamastra, Laime, Amo Live News, Ist Jitsei, Eucharistis, Miri Miri Mir, Shihemit Prompt, Kaya Vacutvie. Da Kamastra, Amo Live News, Laime è tutto, vi ringraziamo, ci vediamo la prossima settimana, venerdì, arrivederci.